I ponti hanno unito le persone per migliaia d'anni. Ci hanno messo alla prova come ingegneri. Hanno creato rotte commerciali tra paesi e ci hanno permesso di conquistare alcuni dei luoghi più impervi della Terra, come montagne, burroni, fiumi e laghi. Ma quanto riguarda gli oceani? Potremmo costruire ponti tra i continenti? Dove li costruiremmo? Come funzionerebbero? Questo è cosa succederebbe se costruissimo ponti tra i continenti. Il desiderio di spostarci da un posto all'altro ci accompagna da molto tempo. A Micene, in Grecia, sono stati trovati antichi resti di ponti risalenti al 1600 a.C. circa. Abbiamo costruito ponti di forme e dimensioni diverse. Alcuni di loro sono considerati vere opere d'arte. Nell'India settentrionale gli abitanti dei villaggi hanno persino costruito ponti viventi, usando le radici degli alberi. Per un certo periodo, la Terra non ha avuto bisogno di ponti. Il mondo era una massa continentale gigante, chiamata Pangea. Ma nel tempo le placche tettoniche della Terra hanno cominciato a spostarsi e la Pangea si è divisa in pezzi, formando i continenti che conosciamo oggi. Con così tante masse continentali separate l'una dall'altra, i ponti sono diventati una necessità. Il desiderio di connetterci gli uni con gli altri ci ha spinto avanti tecnologicamente, dimostrando la nostra incredibile inventiva come ingegneri. Molti ponti antichi sono ancora in uso oggi, come il ponte sul fiume Meles a Izmir, in Turchia, che ha quasi 2900 anni. Ma se decidessimo di costruire ponti tra i continenti, dove li costruiremmo? Tra New York e Londra? Sydney e Singapore? O che ne dici di un ponte tra la Russia e l'Alaska sullo stretto di Bering? Potremmo davvero riuscire a costruire un ponte tra due continenti? E se così fosse, cosa ci vorrebbe per costruirlo? Ci sono molti diversi tipi di ponti che potremmo costruire per collegare due continenti tra di loro. Con così tante importanti rotte marittime, dovremmo consentire alle barche di passare al di sotto di essi. Probabilmente potremmo costruire anche una ferrovia per massimizzare l'utilizzo di ponti così lunghi. Questa potrebbe sorgere accanto ad una strada o al di sotto di essa. Il ponte avrebbe bisogno di un numero enorme di supporti per supportare il peso di migliaia di veicoli. Se dovessimo, ad esempio, costruire un ponte tra San Francisco e Yokohama, in Giappone, alcuni dei supporti dovrebbero essere immersi fino ad una profondità di 5.000 metri per sedersi sul fondo dell'oceano. Il ponte stesso dovrebbe essere lungo 8.292 km. Per mettere le cose in prospettiva, il Golden Gate Bridge della California, tra San Francisco e Sausalito, che è lungo solo 1.284 metri, ha richiesto 1 milione di tonnellate di cemento solo per la costruzione degli ancoraggi, i massicci blocchi che costringono i cavi di supporto del ponte. Ci sono voluti 130.000 km di acciaio zincato per i cavi di supporto. Un ponte tra il Giappone e la California sarebbe 6.478 volte più lungo e quasi 33 volte più profondo del Golden Gate Bridge. Se usassimo lo stesso progetto per arrivare in Giappone, staremmo guardando a circa 488 miliardi di chilogrammi di acciaio solo per i cavi di supporto. Ok, dopo aver fatto questi conti, forse un ponte tra gli Stati Uniti e il Giappone non è l'opzione migliore. Ma un ponte tra Russia e Alaska sullo stretto di Bering potrebbe essere tecnicamente fattibile. Alcune persone hanno suggerito di costruire una ferrovia intercontinentale del valore di 100 miliardi di dollari che includerebbe un tunnel di 111 km sotto lo stretto di Bering per collegare Russia ed Alaska. Anche se potessimo raccogliere i fondi necessari, dovremmo considerare altri elementi, come l'impatto ambientale e persino fattori politici. Ma se cambiassero i piani e costruissero sopra lo stretto di Bering, i lavoratori potrebbero stazionare su piattaforme petrolifere lungo la strada e la costruzione potrebbe essere influenzata da condizioni meteorologiche pericolose. La costruzione potrebbe anche influenzare l'ecosistema dell'oceano e una volta costruito il ponte non ci sarebbe comunque abbastanza traffico per renderlo utile. Ma cosa succederebbe se costruissimo un ponte ancora più lungo sull'oceano? Il ponte più lungo mai costruito è il grande ponte cinese di Danyang Kunshan,
che si estende per 164,8 km. Questa è una piccola distanza rispetto al costruire sopra un oceano. Avremmo bisogno di un sistema di allerta meteorologico per monitorare le tempeste e appositi protocolli per proteggere i viaggiatori da improvvisi cambiamenti climatici. Potremmo avere bisogno di costruire un ponte coperto per proteggere i veicoli da eventi estremi. E per mantenere operativo questo ponte, probabilmente sarebbe necessario imporre un pedaggio molto alto. E come sarebbe il viaggio? A causa dell'enorme distanza, avremmo bisogno di stazioni di servizio, punti di ristoro, hotel, garage, ospedali e persino stazioni di polizia. A differenza di un tipico viaggio su strada, ti annoieresti in fretta dello scenario, fatto esclusivamente da chilometri di cemento ed acqua. Non aspettarti attrazioni lungo la strada, anche se potresti riuscire a vedere una balena o due. Abbiamo anche pensato di costruire una catena di ponti dal territorio del nord, in Australia, attraverso varie isole, fino a Singapore. Tuttavia, con gran parte della popolazione australiana che vive nel sud, la maggior parte degli australiani preferirebbe probabilmente viaggiare in aereo verso nord rispetto ad un lungo viaggio in auto. Questa serie di ponti sarebbe anche incredibilmente costosa da costruire e richiederebbe un'enorme quantità di persone, risorse e tempo. Puoi immaginare i pedaggi per attraversare uno di questi ponti incredibilmente lunghi? Più il costo della benzina, dei pasti e degli hotel. Il nocciolo della questione è che probabilmente non costruiremo mai ponti attraverso i nostri oceani. Tuttavia, questa potrebbe essere una possibilità se vivessimo su un piccolo pianeta. Beh, ma questa è una storia per un altro cosa succederebbe se...